una perizia per stabilire se le procedure nella visita medico-sportiva furono effettivamente rispettate o se diversamente si poteva e doveva vedere il difetto al cuore che ha causato la morte di Davide Astori quel 4 marzo 2018. Il 7 gennaio sarebbe stato il 33esimo compleanno del mai dimenticato capitano Viola. Nel giorno dell'udienza preliminare per il processo sulla sua morte, GIP Angelo Pezzuti ha disposto una super perizia nominando lui due tecnici, un medico legale e un cardiologo di Torino. Il professor Galanti, imputato per omicidio colposo, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Parti civili sono i genitori di David Astori e Francesca Fioretti, non la fiorentina, che pure partecipa a questo processo. Chiaro, di fronte a una situazione così ingarbugliata, giustamente e correttamente il giudice ha disposto una perizia che inizierà il 17 febbraio e che quindi verificherà se vi siano state o meno delle responsabilità. La fiorentina partecipa a questo processo perché, come ho già detto in altre occasioni, la fiorentina è a testimonianza della vicinanza della fiorentina alla famiglia Astori, però non si è costituita parte civile. Professor Galanti ha sempre detto che le procedure sono state rispettate, è questo che vuole andare a scandagliare il giudice anche avvalendosi di consulenti tecnici. Continua a pensarlo e su questa linea ha prodotto anche una consulenza frutto dell'autorevole parere di consulenti medici, cardiologi e medico legale. E questo andrà a sostenere e continuerà a sostenere attraverso la voce dei propri consulenti in sede di accertamento peritale.